occasione per incontrare tanti compagni di percorsi cominciati e arenatisi purtroppo, e che comunque hanno lasciato una traccia. Direi che oggi questa iniziativa è doppiamente ammirevole. In una fase di riflusso, in una fase in cui è difficile, in cui le soggettività politiche forti non ci sono più o non si vedono, riprendere un discorso sul Sud e sul Mediterraneo in una condizione in cui, come è stato detto negli interventi ultimi che mi hanno preceduto, cambia lo scenario, cambiano gli assetti geopolitici del mondo e la guerra diventa lo strumento utilizzato senza più nemmeno tante finzioni a pezzi e in paesi lontani da noi. Diventa, come dire, uno sforzo enorme. Che senso ha? Possiamo parlare noi ancora oggi del Mediterraneo come ne hanno parlato i classici, come è stato disegnato, come ne... Il Mediterraneo, più che questo mare comune, questo mare che unisce, ha assunto l'idea di un punto, lo diceva Mazzeo, mi pare, di stazionamento, di posizionamento di basi militari e di nastro trasportatore, sostanzialmente, che mette in comunicazione Cina, perché non dimentichiamoci che la presenza della Cina in Africa è una cosa imponente, ma non solo della Cina, anche della Russia, anche se fino a ieri nessuno se n'era accorto o faceva finta di non accorgersi, dell'India stessa, con il resto dell'Europa e con l'Occidente. Ora, questo Mediterraneo, in cui che è sempre meno Mare Nostrum, è sempre più un'altra cosa, per noi diventa difficile tentare di ridargli quella identità, quell'immagine che qui Roberto richiamava all'inizio, disegnata da Brodelle, disegnata da Matijevic, da tutti i classici e tutti gli studiosi che noi abbiamo letto e con i quali abbiamo lavorato. Diventa difficile, caro Gianni, anche nel tentativo che abbiamo fatto a Barcellona nel 1995, quando nel 2005, scusa, il 1995 era, diciamo, quello da cui è partito il discorso del partenariato. Sta attento, anche se quel discorso del partenariato sappiamo tutti che poi aveva un retropensiero sostanzialmente che serviva a affrontare, a riproporre l'egemonia occidentale nell'epoca della globalizzazione. Bene, noi abbiamo tentato in questo periodo più di una volta un approccio con un'identità precisa per questo Mediterraneo, e il Sud in questo scenario di rapporto Unione Europea, Africa con il Mediterraneo al centro, diventava un punto importante perché usciva dalla marginalità, diventava un elemento centrale di raccordo tra due continenti, da una parte un'Africa che cresce anche demograficamente a ritmi che sono quelli che tutti conoscete, e un'Europa che si impoverisce demograficamente, ma è un'Europa che tentava di costruire una sua identità politica, culturale, un modello anche sociale. Quel modello che si è perso, perché, come sappiamo tutti, il 95, con tutti i limiti, c'era un discorso di partenariato. Petrella ci ricordava che l'ultimo tentativo di riparlare di Mediterraneo è stato quello del 2008 di Sarkozy, che era poi centrato alla francese secondo le modalità tipiche sue, ma la politica di Lisbona, quella che ha sostituito con la politica di vicinato quell'idea di partenariato multilaterale, è stata, diciamo, come dire, quella che ha creato una serie di rapporti bilaterali fondata su interessi dei singoli paesi, che ha prodotto la condizione, la situazione che sappiamo tutti quanti. Bene, da dove ripartire in questa situazione, in questo scenario, se vogliamo, in un mondo e in un paese in cui veramente si fa fatica a capire chi e come muoversi sulle cose che venivano sottolineate anche da Alfio un momento fa?
come noi rimettiamo in moto un processo. Noi parlavamo in quel periodo, quando abbiamo iniziato anche l'avventura di sinistra europea con Fausto, e abbiamo iniziato anche la costruzione di queste strutture nostre, la sinistra euromediterranea, con questa visione, diciamo, partivamo dall'idea che si potesse spostare l'attenzione dall'est Europa, perché già l'Europa che diventava 28, che includeva tutti quanti, spostava l'attenzione verso est e poteva, diciamo, ridare una diversa centralità al Mediterraneo. Non è avvenuta questa cosa. Anzi, nella situazione odierna vediamo che Europa e NATO spostano sempre più ad est e a nord i confini, per i motivi che sono state dette e che ci vengono ricordati tutte le sere. Ora, noi dovremmo tentare di ripartire. Io voglio, non la voglio fare lunga perché tante cose sono state dette. Dovremmo ripartire questo discorso, riprendere questo discorso di partenariato, ma possiamo riprenderlo con gli stati? Noi abbiamo parlato nei forum sociali di Tunisi del 2013, Roberto, e del 2015 della comunità MED-EU, Mediterraneo Europeo, tentando di proporre un discorso di cooperazione rafforzata allora, che è andato anche lì a farsi benedire. Abbiamo allora avanzato anche l'idea e quel discorso sul mesoregionalismo multipolare, tanto caro al compianto Bruno Amoroso e allo stesso Petrella. Anche lì, che tutto sommato adesso in qualche modo, con altre finalità, lo ripiglia Macron per dire che bisogna fare una, diciamo, una costruzione in cui ci sono quelli che stanno gli effettivi e poi bisogna allargarla anche ad altri, ma lì la finalità sono altre. Ora, diciamo, questa situazione non può, se vogliamo provarci e se dobbiamo provarci, ripartire che da quello che diceva Riccardo, da questo tentativo che si è fatto a Palermo. E che io credo, ecco, una cosa che secondo me dobbiamo cercare di evitare è quello di non ascoltare quelle poche forze che sono rimaste in campo su questo terreno. Ognuna vedi che fa un'iniziativa, ma spesso ognuno non ascolta l'altro, continua con la sua iniziativa, non c'è contaminazione, non c'è intreccio. Fatto bene Riccardo a dirti di mandare avanti, di far vedere questo, di diffondere questo documento, perché lì ci sono alcune questioni, cioè oltre 100 non persone ma anche associazioni del nord e del sud hanno cominciato a creare gruppi di lavoro a partire dalla consapevolezza, a partire dalla ridefinizione dell'identità, ma poi su tutti i temi caldi, quelli della salute, quelli dell'agricoltura, quelli del vivere quotidiano, ma cercando di costruire e utilizzando gli strumenti che abbiamo, perché è difficile inventarsene altri, e soprattutto affrontare questo nodo, al quale vengo per ultimo, quello del governo delle migrazioni. Quello del, come dire, di prepararci alle migrazioni. Io e Saccomanno abbiamo vissuto e continuiamo a vivere insieme questa drammatica situazione di Riace e questa drammatica situazione che ha colpito di Lucano, che ha fatto un'operazione di accoglienza ed inclusione che è diventata paradigmatica per la sua qualità. Quest'uomo, per tutto riscontro, risultato, ha ottenuto 13 anni e mezzo di condanna, più non so quanti, un paio di milioni di euro di ammenda. Ora, il problema qual è? Che anche in questa situazione Lucano è riuscito a ripartire, perché in un discorso con l'associazione A Buon Diritto, che aveva raccolto circa 400.000 euro per la difesa e per l'ammenda, ma in subordine, se in secondo grado viene scontata la pena, oppure utilizzare questi fondi per progetti di assistenza sul modello Riace. Ora, qual è la cosa?
Lucano questi soldi per l'ammenda non li vorrà mai, l'ha detto espressamente in tutte le volte. Si è partiti, perché poi c'era stata un'intesa con il progetto per far ripartire Riace. Riace adesso, diciamo, però c'è un intervento del Comitato dei Garanti che rallenta questa operazione. Ecco, noi su questo terreno e sull'intreccio intorno alla Convenzione per i diritti del Mediterraneo, io credo che piano piano possiamo rimettere insieme le forze che abbiamo e cercare nuove forze, perché qui siamo tanti che ci rivediamo con piacere, ma siamo tanti che camminiamo da troppo tempo.